Il nostro primo capitolo, usando le parole che furono usate per lui, lo stupor mundi. '194, 26 dicembre, Iesi. La sposa di Enrico VI, Costanza d'Altavilla, ha quasi 40 anni e nel Medioevo, a quell'età, si è considerati vecchi. L'imperatrice, per smentire chi non crede alla sua gravidanza, partorisce in piazza. Quando arrivano le doglie, Costanza è in viaggio. La donna ordina di fermare la carovana, fa allestire una tenda e invita le donne di Iesi ad assistere al parto. Nasce così Federico II, re di Germania e d'Italia. Nipote da parte di madre di Ruggero II e da parte di padre del Barbarossa. Il destino di colui che già allora viene definito stupor mundi sembra segnato. La data di nascita, il 26 dicembre, il nome della città, Iesi. Federico la chiamerà la mia Betlemme. Chi lo ama interpreta quei segni come una predestinazione divina. Chi lo odia come una maledizione. Gregorio IX, quando lo denuncerà come nemico della Chiesa, citerà l'Apocalisse. E vidi salir dal mare una bestia, piena di nomi di bestemmia. A 3 anni, Federico rimane orfano del padre e 1 anno più tardi della madre. L'imperatrice Costanza, prima di morire, nomina Papa Innocenzo III suo tutore. Il fanciullo di Puglia, così lo chiamano, è amato, protetto. Il Papa pensa al suo futuro come re di Sicilia, crede che sia contenti e non rivendichi l'impero. In Sicilia, intanto, molti pensano di approfittare del vuoto di potere e rivendicano diritti alla successione. Innocenzo, per difendere il feudo della Chiesa dai suoi nemici, organizza una crociata guidata dal cavaliere francese Gualtiero di Brienne. Federico, intanto arrivato all'età di 12 anni, si è dichiarato maggiorenne e il Papa a 15 anni lo fa sposare con Costanza d'Aragona. La sposa è vedova, ha 10 anni più di Federico e ha già un figlio. Sotto la tutela di Innocenzo, Federico si proclama re per grazia di Dio e del Papa. Ma nel 1216, con la morte di Innocenzo, le cose cambiano. Il giovane Federico, ultimo rampollo degli Staufen, ora mira all'impero. Il nuovo Papa, Onorio III, non lo considera una minaccia e lo accontenta. Lo incorona in San Pietro, imperatore del Sacro Romano Impero. È il 22 novembre del 1220. Federico si impegna a intraprendere una crociata entro 9 mesi e ad amministrare la Sicilia separatamente dall'impero. Emanuela Lucchetti, perché la Sicilia? Per rimarcare le origini italiane di Federico II, vorrei soffermarmi su questo. La Sicilia, il regno di Sicilia lo eredita dal nonno materno Ruggero II, che aveva unificato il meridione sotto il nome degli Altavilla nel 1130. E effettivamente è Ruggero II a dare poi al nipote, metaforicamente, questa sorta di isola multietnica, una multiculturalità che caratterizza quella terra del Mediterraneo importantissima e che Federico poi svilupperà. Lui svilupperà questo aspetto e tra l'altro non vorrà mai rinunciare alla Sicilia, al Regno di Sicilia, importantissimo, a parte come crocevia commerciale e culturale del Mediterraneo, ma soprattutto perché lì lui poté sperimentare le sue visioni di uomo di Stato, fu una sorta di laboratorio. Con tutti i posti in cui lo poteva fare, perché la Sicilia? Rifaccio la stessa domanda a lei, professore. Premesso che la Sicilia vuol dire tutta l'Italia meridionale, naturalmente, sì. Quindi è un regno che va dal Lazio e dall'Abruzzo fino alla Sicilia. Ed è un regno ereditario. L'impero è un'altra cosa, all'impero si deve essere nominati, ci deve essere un consenso dei principi, dei vescovi tedeschi, e come te lo danno te lo possono togliere, e ci vuole il Papa che ti incorona, mentre se hai ereditato un regno, l'hai ereditato, è tuo. Quindi Federico intanto è molto più sicuro nel suo regno di Sicilia di quello che potrà mai essere nell'impero, dove le ribellioni sono continue. Poi c'è anche la dimensione... Intanto in camera la Sicilia
prima di guardare altrove si tiene quella perché la sua sorgente di legittimazione la Sicilia in qualche modo. È il posto dove comunque lui è il sovrano titolare indiscutibile, ecco. E poi però fa anche parte del suo mito, noi non sappiamo quando Federico si sia reso conto di essere un mito. Prima di morire deve averlo capito, perché la gente già parlava di lui in termini appunto mirabolanti. Ora, di questo mito fa anche parte questa cosa. Per gli italiani, per i siciliani è pur sempre un principe tedesco, biondo, ma per i tedeschi è il ragazzo del sud. Abbiamo sentito Puer Apulie, che si traduce di solito il fanciullo di Puglia, ma la Puglia era un termine vago, poteva indicare tutto il sud, e quindi la traduzione corretta è il ragazzo del sud. E i tedeschi, di fronte all'idea di questo ragazzo del sud che regna su questo mondo leggendario dove abitano arabi, greci, ebrei, e un giorno potrebbe essere anche il loro sovrano, e beh, si sa che ai tedeschi l'idea del paese dei limoni ha sempre fatto un po' effetto. No? Adana Ardacchione, tutto sul mito di Federico II. Il mito di Federico II, come abbiamo visto nel video e come diceva il professore, proprio sin dalla sua nascita viene definito appunto Puer Apulie, martello del mondo, Cesare, Aquila. È un susseguirsi di aspettative su questa figura che sin dalla sua nascita sembra incarnare quella che era stata la profezia della Sibilla Cumana. Così lo vide nella figura di Federico il cronista del tempo Goffredo da Viterbo, che vide in Federico un nuovo salvatore, l'uomo capace di governare il mondo e di unificare l'Oriente e l'Occidente. Ma accadeva anche per altri sovrani che ci fosse una concentrazione di lodi e di esagerazioni nel momento stesso in cui venivano al mondo? Nel momento in cui venivano al mondo forse no. Bisogna tener conto che lui viene al mondo e poi si ritrova rapidamente orfano e quindi erede di queste due cose, di questo regno del sud del Mediterraneo e della speranza di diventare anche imperatore. Anche questo, la madre quarantenne che lo partorisce in pubblico, è verosimile? Sì, quello sì, anche perché la privacy nel Medioevo non era una cosa così importante, erano gente per nulla pudica, per nulla spaventata del corpo, del sesso, degli odori e cose simili, e di conseguenza lì invece è un gesto politico, chiaramente ha effetto, insomma. Io non ho niente da nascondere, questo bambino è davvero l'erede del regno e ve lo faccio vedere. Francesca Fanelli, a lei il compito di dissacrare ciò che è stato scritto per dissacrare quel mito. Sì, perché a fianco a questo mito positivo c'è anche il peggiore dei miti negativi, penso che si possano affibbiare a una figura storica. L'anticristo, Federico come anticristo. E una delle fonti da cui hanno attinto per costruire questo mito negativo è la teologia della storia di Gioacchino da Fiore. Ed è curioso, ecco, che Gioacchino da Fiore aveva fatto tutti i calcoli, no? E sostanzialmente la storia si divideva in tre grandi fasi e nella seconda fase, ecco, attorno al 1200-1260, proprio gli anni del regno di Federico, doveva avvenire l'anticristo. Purtroppo Federico fu stigmatizzato così. Un concentrato anche di odi prima, insomma, contemporaneamente a quando venne al mondo. Ma che è? Sì, no, naturalmente fu amato e odiato perché era al centro di un conflitto violentissimo come quello fra il papato e l'impero. Ma era capitato anche a suo padre, suo nonno? Un po' sì, pensiamo al Barbarossa, sì, per esempio. Barbarossa è un'esperienza. Però qui c'è anche qualcos'altro, ed è la grande passione degli esseri umani per la previsione del futuro, che ogni epoca declina a suo modo, no? Sono sempre superstizioni, noi crediamo di poter sapere di quanto salirà il PIL l'anno prossimo. È chiaramente una superstizione, ma il popolo ha bisogno di quello. Nel Medioevo si erano innamorati di questo Gioacchino da Fiore che, sulla base della Bibbia e della sua interpretazione, era in grado di suggerire come sarebbe andata a finire e quando. E allora, perché non lo faceva Gioacchino da Fiore? Da che cosa era mosso? Era dentro di lui, era un'autentica previsione o c'erano forze che gliela ispiravano? No, era un calcolo intellettuale, perché non dimentichiamo che i cristiani sanno come finirà il mondo. C'è un libro della Bibbia che è l'Apocalisse che descrive esattamente la fine del mondo. Quindi noi sappiamo come è cominciato il mondo e sappiamo come finirà, solo non sappiamo quando. E questa cosa di non sapere quando dispiaceva, quindi la spinta è a dire, visto che sappiamo che verrà l'anticristo e avrà queste caratteristiche, apriamo gli occhi.
E visto che la Bibbia è piena di numeri, di calcoli, di anni, anche se dice il Signore verrà come un ladro nella notte e non potete prevederlo, ma pazienza, noi ci proviamo lo stesso a prevederlo. Il calcolo suggeriva Federico, e non sono solo i nemici di Federico che ci credono, ma anche gente che lo ammira e lo apprezza, e come frate Salimbene, il cronista francescano, che però dice comunque torna tutto, deve essere lui. E adesso entriamo nel secondo capitolo.